Siamo all'ultimo appuntamento dell'anno del mercatino, vogliamo fare un po' il bilancio di quest'anno? Sì, quest'anno, ma fa compagnia agli altri 2 anni che già abbiamo svolto qui a Bosco Reale. Siamo veramente orgogliosi e felici di questa esperienza che abbiamo avviato qui a Bosco Reale. Abbiamo trovato tanti amici. Proprio un secondo fa una signora mi ha chiesto: scusate, ma non potete venire anche altre domeniche? Una sola domenica è troppo poco per chi deve fare la spesa. E questo per noi è un grande successo, vuol dire che stiamo creando relazioni con le famiglie, perché vogliamo ricordare a tutti che noi facciamo questo mercato della terra ogni prima domenica del mese qui a Bosco Reale per fare incontrare i cittadini con i produttori. Se voi fate un giro per il nostro mercato, ad ogni stand c'è solamente chi produce quel prodotto o lo coltiva. Frutta fresca, ortaggi, latticini, dolci, ma c'è sempre chi vi può raccontare in prima persona quello che fa, ed è la forza del mercato della terra. Continueremo anche nel 2020? Beh, in ogni caso abbiamo con il Comune un bellissimo protocollo che ci autorizza a stare qui a Bosco Reale fino a luglio del 2020, quindi senz'altro ci rivedremo per tutto l'anno prossimo. Oggi al mercato proponiamo la zucca lunga vesuviana. La zucca lunga napoletana, che è questa qua che abbiamo sul tavolo, e diciamo che siamo nella zona, cioè non proprio nella zona vesuviana, ma più verso Scafati, che è molto vicino, cioè proprio confina con Bosco Reale, e quindi si coltiva questa zucca da molti decenni. Le caratteristiche di questa zucca? L'aroma, la dolcezza rispetto alle altre zucche che normalmente si trovano sul mercato, che sono zucche non ibride, ma comunque sì, alcune sono ibride, quindi uno li trova, si trovano di tutti i tipi, però bisogna mangiarla più per avere realmente, la consistenza. Una volta assaggiato uno riesce a capire il sapore che c'è tra i vari ecotipi di una volta, perché sono ecotipi vecchi, diciamo i vecchi ecotipi, e quelli che si coltivano tuttora, come la frutta, cioè, è bella da vedere se tu la vedi, però alla fine non... Quindi è un prodotto che viene esclusivamente coltivato in quest'area, in l'area vesuviana e dintorni. Sì, questa nelle zone, infatti qua a Scafati, incontrata a Bagni, fanno proprio la sagra della zucca, pare a settembre, cioè, e quindi propongono tutte queste zucche particolari, e ci sono anche queste tipiche nostre che i contadini si tramandano i semi da generazioni, come c'è anche quest'altra qua che è la zucca tonda napoletana, che oramai è quasi scomparsa ed ha un sapore e un aroma molto, molto forte, che realmente sa di zucca, solo che non è che è difficile fare i semi. Poiché si coltivano, da noi ci sono piccoli lotti di terreno, quindi non ci sono grosse estensioni, quindi se uno si riproduce il seme si hanno degli incroci, perché la pianta è di zucca, ha i fiori molto vistosi, quindi i pronubi, le api, quindi da un campo vicino a un campo, un contadino alla lunga e un altro alla tonda, la piccola, quindi poi gli anni successivi, andando a fare il seme, si trovano varie forme di zucca, quindi diverse. Quindi invece ci vuole un'accortezza particolare per poter fare il seme. I tempi di produzione? I tempi di produzione, il periodo di produzione va da noi si coltiva da giugno, già è matura la zucca, cioè da giugno fino a tutto l'inverno, perché poi è un frutto che una volta maturo si conserva durante l'inverno, quindi viene raccolta a settembre, ma massimo ottobre, perché oramai le stagioni si sono allungate, quindi ottobre anche c'è ancora del prodotto in pieno campo, e poi si raccoglie e si mette al riparo, nei depositi dei contadini, e poi tutto l'inverno fino a marzo inoltrato si vende al mercato, ai mercati locali in zona. Siamo all'ultima edizione del 2019 del mercato della Terra Vesuvio. Bene, ci fa piacere che questa iniziativa è stata seguita da tantissime persone e mi risulta che è stato un vero successo. Sono importanti queste iniziative per il nostro territorio, ma anche per ravvivare le nostre piazze, per avere comunque un luogo dove incontrarsi e poter passare piacevolmente, tempo permettendo, come oggi, una domenica mattina. L'anno prossimo continuerà ancora?
Certamente, ci impegniamo fin da adesso a sostenere queste iniziative lodevoli e piacevoli.